da troppo tempo, secondo me, la Juventus sta cercando di fare degli acquisti in cui strapaga i giocatori. Non per colpa della Juventus, però quante volte ci sta capitando di assistere a degli ingressi tipo Danilo scambiato con Cancelo, ipervalutato Danilo perché era uno scambio e si doveva fare la plusvalenza. Non lo so, l'ingresso di Bernardeschi e Douglas Costa 40 milioni l'uno. L'Higuain 90 milioni. Cioè, è difficile adesso vedere un Morata a 20, un Mandzukic a 15, robe di questo tipo che una volta abbiamo sempre fatto, un Cuadrado a 25. Cioè, i giocatori da 20 milioni sembrano scomparsi ormai. I giocatori da dire, vabbè, oh, 15-20 milioni sulla riserva che in realtà può essere titolare, ce li spendo. Cioè, Cuadrado è diventato titolare da noi e l'abbiamo pagato così. Mandzukic è diventato titolare da noi, ha fatto gol in finale di Champions addirittura e l'abbiamo pagato così. Morata ha fatto gol in finale di Champions e l'abbiamo pagato così. È difficile adesso andare a trovare giocatori del genere perché il mercato è cambiato. Il mercato è cambiato, le cifre si sono alzate, i target si sono alzati e anche i club che hanno un giocatore che magari sembra essere un po' promettente lo stravendono a 1 miliardo di euro. Però secondo me da qua bisogna ripartire. Cioè, il fatto che la Juventus vada a prendere Morata dalla cantiera del Real Madrid e ci investa tanto, perché non si è più verificata una roba del genere poi, successivamente, e ci siamo dovuti adeguare su quelli che sono niente? Perché l'anno scorso magari la Juventus aveva in testa un'altra roba, magari aveva in testa di cedere Higuain e fare già l'ingresso di Icardi, cedendo anche Dybala, e quindi ricostruendo tutto il reparto offensivo. Però anche lì Icardi dopo andava a pagare 70 milioni, 80 milioni, quelli che erano. Ok, la risposta che mi sono dato è: la Juventus è arrivata a un certo punto, ok, e deve cercare di aumentare sempre di più il livello dei calciatori rosa, giustissimo. E quindi vai a comprare giocatori che costano di più, perché logicamente dovrebbero essere anche quelli che vanno a rendere di più. E se un club non te lo vuole cedere a meno di quella cifra è perché sa che. Ok, però non tutti i club saranno così. Adesso anche dire vado a prendere Milik e lo pago 50 milioni di euro. Ragazzi, ma 50 milioni di euro sono soldi. E Milik io non credo che possa essere un titolare all'interno della Juventus. Sullo stesso Morata, adesso è andato via, così era andato via 60 milioni di euro Morata. Cioè, non sono giocatori, secondo me, che valgano quelle cifre. Se vai a chiedere Belotti, ti chiedono 60 milioni di euro. Oh, cioè, secondo me, davvero siamo arrivati a un punto. Tevez a 15 milioni, esatto, un altro nome, grazie. Cioè, è ora di andare a rifare quegli acquisti lì. Cioè, il fatto di comprare Milik a 50 milioni di euro e spalmarlo in 4 stagioni, più dargli un ingaggio che sarà sicuramente alto, secondo me è un ragionamento strano, anche perché poi dovrai stare attento all'eventuale cessione, al prezzo che dovrai cedere, un po' come abbiamo fatto con Higuain. La butto lì, prendo 2 anni Cavani a zero, come vi ho già detto ieri sera, e gli pago solo l'ingaggio. Io non credo che Cavani possa fare tanto peggio di Milik, cioè ve lo dico, nonostante sia più vecchio, nonostante sia più consumato, ma io non credo che Cavani faccia tanto peggio di Milik. E io sono d'accordo che la Juve debba guardare avanti, sono d'accordissimo, ma magari intanto inizia a comprare un giocatore, un attaccante giovane, che possa iniziare a integrarsi all'interno della Juve, perché lo devi comprare già adesso, possa iniziare a integrarsi all'interno della Juve ed allenarsi come è stato Ken l'anno scorso, esattamente, magari anche uno tuo della primavera. Cioè, avrai un diavolo di attaccante forte in primavera da aggregare alla prima squadra, su cui scommettere, da costruire. Però intanto, esatto, Cavani ti dà il tempo di vedere come si evolve il mercato, ti dà il tempo di far crescere all'interno della tua squadra questo giocatore, che può entrare in partita sempre più spesso e intanto cresce all'interno della Juve. E magari sarai tu domani ad avere Morata da dare a 20 milioni in prestito e da comprare l'anno dopo a 25-30 e rivenderlo a 60 l'anno dopo. E intanto ti crei la tua cantera. Anche secondo me, cioè, Milik a 50 milioni sarebbe una follia atomica per quanto mi riguarda. Cioè, veramente un colpo che non riuscirei a spiegarmi. Anche perché davvero non credo che Milik abbia il livello per essere il centravanti titolare della Juventus di Cristiano Ronaldo. E in un momento come questo, in cui l'inventiva deve essere la tua... sarebbe come dare 7 milioni all'anno a Rabiot, comprare Milik a 50. Ah, voi scherzate, una roba del genere. Ma in un momento del genere, in cui l'inventiva deve essere il tuo cavallo di battaglia per il calciomercato, io non trovo assolutamente stupido perdere, tra virgolette, 20 milioni di euro in ingaggio per Cavani.
Io dico Cavani perché quello lì è, mi ha inviato la squadra su Instagram, devo parlare appena poi, dopo ci guardiamo. Dico Cavani perché quello è il giocatore che è in uscita, no? A parametro zero, e quindi ho identificato come potenziale colpo nonostante l'età. Cioè lo stesso Ronaldo non è giovane. Siamo qua che sputiamo su Ronaldo, poi Ronaldo è là. Ovviamente non stiamo paragonando Ronaldo e Cavani, assolutamente. Zapata sarebbe un nome interessante, un nome che non mi dispiacerebbe, e come ho già detto tante volte all'interno delle live, secondo me sarebbe sottovalutato quando acquistato dalla Juve, ma poi tutti saremmo qua a ricrederci, perché probabilmente inizierebbe addirittura a giocare titolare, a fare la differenza da titolare nella Juventus, perché ovunque è andato ha fatto bene, adesso nell'Atalanta veramente sta facendo benissimo, spengo qua perché mi sto congelando, però questo è il concetto che voglio passare. Cioè la Juventus non è che può solo andare a comprare questi giocatori a 50, 60, 70, 80 milioni di euro. È ora di fare anche un passo indietro, secondo me, e di cominciare a ricomprare giocatori a cifre più accessibili, più abbordabili, non cadendo sempre nell'errore del parametro zero a tutti i costi, perché poi ci arrivano, come vedete, i Rabiot. Però non ci credo che non ci siano giocatori in giro che costano meno e che rendano di più rispetto a Bernardeschi 40 milioni. Cioè, veramente una roba che non entra nella mia testa. Infatti, tutte le volte che mi dicono Chiesa lo vai a pagare 50 milioni, 60 milioni e rischi di tornare a capo. Punto a capo, lettera maiuscola. Sono d'accordo per dire pagare 40 milioni Kulusevski, che è un prospetto giovanissimo, è un ragazzo che può crescere ancora tanto, nonostante 40 milioni siano tanti. Però giustifico più 40 milioni per Kulusevski che virtualmente 50 per Milik. Dico Milik perché è sempre il giocatore di cui si parla tanto ultimamente, e sembra uno di quelli più vicini a indossare la maglia della Juve la prossima stagione. Poi magari Milik arriva, fa 100 gol, vince il pallone d'oro, vince la Champions. Però non credo. Questa è un po' la mia idea.